Il Consiglio di Stato ha riformato l'ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo di Pescara con la quale era stato accolto il ricorso presentato dal Comitato Strada Parco Bene Comune che chiedeva di bloccare il via libera arrivato dal Ministero per le infrastrutture e la mobilità per il transito della filovia sull'ex tracciato ferroviario. In pratica, il Consiglio di Stato ha accolto l'appello presentato da Regione Abruzzo, due comuni di Pescara e Montesilvano contro il pronunciamento del TAR sulla vicenda della filovia, consentendo la ripresa del cantiere. Se la battaglia dei cittadini contrari prosegue, il comitato attende la decisione nel merito, i lavori non possono riprendere, dicono. Di parere opposto il sindaco Masci, che esprime tutta la sua soddisfazione, possiamo ripartire con slancio, ha detto, per finire l'opera. I lavori potranno ripartire per completare l'opera, in linea con quanto stabilito dal Ministero nell'accordo con TUA, quindi un procedimento normale che permetterà di completare quei lavori che oramai durano da troppo tempo, anche perché i ricorsi continui che ci sono stati in qualche modo hanno ritardato le opere. Questo permetterà di mettere in esercizio tutto il tratto della strada parco e quindi la strada potrà essere utilizzata per il suo scopo originario, che era quello di una strada a zero impatto ambientale, per la mobilità dolce, quindi la mobilità, pubblica elettrica, le biciclette e i pedoni. Mi auguro che l'avvio del percorso di mobilità pubblica sulla strada parco permetta di spostare una parte del traffico che oggi avviene con il mezzo privato a motore, quindi inquinante, all'interno del mezzo pubblico a zero impatto ambientale. Ricordiamo che a Pescara entrano 100.000 macchine al giorno e il processo di sostenibilità ambientale non è un'opportunità per questa città, è una necessità assoluta. Entro quando potrà essere attiva la filovia? Allora, a gennaio arriveranno i mezzi. Io credo che la TUA, che è la stazione appaltante, a inizio anno, quindi passate le feste natalizie, riprenderà i lavori per completarli nel giro di qualche mese. Se il percorso sarà completato entro l'estate prossima, la filovia potrà entrare in esercizio.